Ragazzi, ben ritrovati. Questa volta promesso niente scherzetti, andiamo direttamente su SimCity. Eravamo rimasti barboni e mo pure senza acqua. Oh. Pure senza acqua, sì. Pure senza acqua. Che bella città, Niente proprio, mamma mia, che inizio che bruttissimo, ragazzi, inizio, mamma mia, che mamma mia. Io orrore. già me ne sarei tipo annata, prese le Così dice. valigie proprio. Ecco Ciao. qua, ci siamo presi un bel dislike. Vabbè, insomma, ragazzi, eravamo rimasti che stavamo tipo sì, mezzi barboni, però boh, i soldi entrano a fiumi dentro ste casse, quindi boh, non ci sono problemi. La questione è che sto rimanendo senza acqua perché vediamo subito dov'è il problema acqua. Ah, a quanto pare la pompa che abbiamo Tu hai messo problemi non con è l'acqua, cioè tu li vuoi far abbastanza. morire assennati Sì, questi. questi schiatteranno prima o poi. A quanto pare questa pompetta che abbiamo messo qui non basta. Questi piacciono le pompone, quindi dobbiamo mettere una pompa grande. Brutta, detto così, però. Guarda, di prima mattina Sì, queste vedi di non spaccare cose. tutto a maradama Mamma mia. qua quando muovi le braccia. E abbiamo messo la pompa Adesso grande, vediamo che ferma. succede. Vediamo se l'acqua basta adesso. Pare di sì. Vabbè, mettiamo l'acqua pure al cimitero, qua sono rimasti ancora Senti senza. purelli quelli Ok, il pure. cimitero è Senza rifornito. acqua. Allora, che vediamo questa città? Vediamo un po' qui. Sacco di inquinamento. Stiamo tipo affogando nello smog. Guarda tutte le nubi di inquinamento, queste grigie brutte. E quindi dobbiamo fare del centrale elettrica. Andiamo in centrale elettriche. Facciamo un'altra centrale a gas naturale. La schiaffo qui. Bam. E ora mi spira il telefono. Ok ragazzi, sono stato interrotto dal telefono, intanto sì, era praticamente fasto perché mi stanno portando il modem e forse mi riattaccano la linea, mamma mia. Evviva, è tutto Sì, felice e contento lui adesso, mamma mia, tutta eh? questa emozione che ci ha messo nel dirlo, complimenti. Ok ragazzi, è arrivata sta tizia che mi rompe e dice che praticamente sto rimanendo senza soldi e mi ha detto se voglio recuperare un po' di soldi posso fare una base militare che mi fa entrare 350 al mese, però ovviamente ci sono tutte le cose negative perché essendo una base militare, ci stanno i soldati che vanno in giro per la città e la gente dice c'ha paura la guerra mondiale, moriremo tutti, eccetera, eccetera, e quindi cala un po' la felicità della gente. E quindi vorrei evitare di metterle a aspettare solo che crescano un po' le case. Magari crescendo le case potrei fare un po' più di big money. Facciamo. Sì, più che altro sono curioso di sapere, ma il traffico come sta messo? Che adesso la popolazione è arrivata a 23.000 abitanti addirittura. Sei fissato col traffico tu? Guarda, 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 Eh sì. guarda qua, guarda qua la Ci gente sono che si zone schietta. rosse. Mamma mia ragazzi, Ai qui è ai ai. brutta, eh. Qui questa la gente si schiatta nel traffico e si incazza. E per risolvere facciamo subito dei viali. Cioè, no, i viali, via. Facciamo dei viali, rimpiazziamo tutto qua con un bel viale lungo. Quelli grandi. Ovviamente qui abbiamo il casello. Sì, togliamo il traffico così vediamo quello che stiamo facendo. Ecco, perché non si vede un cazzo. Comunque Allora. ci consigliavano di mettere anche il pedaggio nella zona agricola. Pedaggio nella zona agricola non lo metto per un semplicissimo motivo. No? No. Perché ho deciso così, senza motivo. Ah, Ok. Dice già sono tassati i poracci questi. no, ah, buffo, non lo metto. Lo potrei No. pure mettere, non c'è nessun motivo particolare. No, lo metto e basta. Deciso. Allora, Ok. viale lo mando perché qui non si collega. Perché qui non Perché si così collega? No, perché sennò. c'è la strada. Se trovo questo pezzo di strada si collega. Guarda che bug di SimCity. Non è vero. No, perché ci Fai sta. sta curva! Ci sta che? Come fa? No, devi fare la curva, è buggato il viale, guarda. Guarda, Ma ci stanno le vedi. industrie perché? No, non è per Guarda, quello. non adatta alla costruzione. Cosa? Certo che adatta alla costruzione. Ah, è vero, forse perché devo prenderlo così. No. Perché non è adatto? Che disturbi c'hai? Ok, mo è andato. Ancora che mi chiedi cosa. Adesso che mi ha chiesto? Di fuga, eh? Mi ha chiesto di fare una prigione federale che va. Ma vaffanculo. Non faccio nessuna prigione federale io qui. I miei cittadini li voglio bene. Ok, facciamo il viale fino a qui. Mamma mia, tutta sta montagna metto. Ok, adesso il traffico dovrebbe essere risolto, adesso voglio rimettere però il casello, perché sennò questi vanno in giro e si fanno tutte scialle, dicono no, non c'è il casello e vai tutti al lavoro col cazzo, paga, paga. Poracci. Ok, mettiamo un bel casello qua, io ne metto pure due perché è un viale. E ci mettiamo ovviamente l'alimentazione elettrica perché sennò non funzionano questi affari. Ecco. Ok, vediamo un po' mo come stiamo a livello di traffico, traffico, dov'è? Traffico. Beh, È ancora. rosso ovviamente sui punti del casello perché la gente si ammassa lì ovviamente per fare il ticket, Vabbè, vabbè. sì, giusto. Quello non ci si può fare niente. Ok, andiamo avanti ragazzi. Un altro modo per risolvere sto cazzo problema del traffico. Ehi, indovina un po'. Indovina un po'. Per il traffico. Quando c'è traffico la gente deve andare al lavoro, che fa? Vabbè, i mezzi, però già li avevi messi. Che ho messo gli autobus. Metropolitane. Facciamo i treni. Facciamo le metro, Ah, beh, facciamo sì, qualcosa, i no? treni. Facciamo una bella ferrovia, no? Facciamo bella ferrovia qua. Bam. E attraversa tutta la città e magari la mandiamo anche di là. Bam. Dritta per dritta, tia. Guarda che panno gli ha detto precisione proprio, guarda. Ah, quindi tu Fatto stai apposta. buttando giù però ovviamente anche le industrie, Eh beh, cazzo, ovviamente poracci. è il progresso. Nessuno può fermare il progresso, giustamente. Ok, mettiamo una bella stazione passeggeri qua. Un'altra passeggeri qui. E poi la mettiamo anche qui nella zona industriale. Una qui. E una qui.
In teoria la gente dovrebbe prendere il treno adesso, vediamo un po'. Aspettiamo qualche mesetto che la gente si abitui. Ecco, guarda, già qualcuno comincia a prendere il treno. 1100 passeggeri, mamma mia. Dead treni, ma più che altro voglio vederli questi treni, scusatemi. Mi fate vedere? Ah, la rotaia è ancora in costruzione. Ok, va bene. Va bene, stanno costruendo, ragazzi, sono ancora a lavoro. I nostri addetti ovviamente sottopagati, che non prendono una lira, quindi ci metteranno una settimana per costruire quella ferrovia. Intanto vediamo qualcos'altro, tipo facciamo altre casette. Gli facciamo altre casette? 33.000 abitanti, aumentiamo, andiamo di voi. Però vedi che le case carine che dicevo io la scorsa... Quali erano le case carine che dicevi tu? Adesso ci sono, vedi, sono evolute. E quali sono? Quali sono? Quali sono? Quelle a sinistra. Queste? Quali sono? Queste? Questi sono palazzi, eh. Sono palazzi, cioè non so villette. Sì, ma prima erano più basse, c'erano quelle di campagna. No, queste. Erano quest'altre. Queste sono case normali, sono prefabbricate alla fine. Non so tu che casa hai visto. Perché non c'è cultura, capito? La gente deve essere istruita, ci deve essere l'università. Allora quando diventano geni, allora arrivano le case belle. Ecco, ovviamente c'è sta chiesa qua che sta a mezzo al cazzo. Beh, non la posso demolire, poraccia chiesa. E facciamo un giro intorno. Ok, adesso qui devo fare come prima perché... Sì, vabbè, la rotellina che schizza via. Ok, guarda qui che incrocio brutto che è venuto. Aspetta, facciamo una cosa decente. Facciamo una cosa decente. Con i viali. Ecco qui, e con la strada che qui dritta non ci va manco per il cazzo, vero? No, bisogna fare così. Ecco, così già meglio. Ah, così già più decente, direi. Così già è più guardabile. Dai, guarda che incrocio, mamma mia, ha detto incroci. Ma se faccio una rotatoria qui, di quelle... Oh, aspetta, aspetta. Ma è la stessa cosa. Aspetta. Allora, le rotatorie stavano da ste parti. Questa? No. Roundabout si chiamano, forse è questa. No, forse è veramente questa. Ah, sì, veramente questa. Oh, dette rotatoria. Che palle, centrali elettriche. Ma dai, ve l'ho appena fatte. State di nuovo senza corrente. Ah, non è che può darsi che aspetta. Qui non si attacca perché... No, non mi puoi fare questo. SimCity di merda. Non mi puoi fare questo. Mi ha tradito, SimCity. Mi tradisce, se la fa con le rotatorie. Ma si vede che hai perso la mano però, eh. No, vabbè, dai, si può fare. Oh, che cos'è questa? Una statua? Che figata! Però gli spruzzi non vanno. Ma gli spruzzi non vanno, spruzzate. Spruzzi brutti. Vabbè, allora, stiamo rimanendo di nuovo senza corrente. Perché? Perché vediamo subito. Allora, abbiamo la centrale qui. Centrale qui. Dov'è l'altra? Ne ho fatte tre, oh. Ecco, la centrale qui. E vanno tutte a bestia. Quanta energia ti serve, oh? Facciamo... Forse i cavi... No, facciamo le pale eoliche. Però dobbiamo farle in collina qui. Sì, ho capito, ti faccio una centrale a gas naturale. No, rompe. Ok, siccome abbiamo sfasciato un macello di industrie per fare queste centrali elettriche, io devo fare altre industrie, perché sennò la gente si incazza che non c'ha lavoro. E poi ovviamente dovrò collegarle in maniera decente con i mezzi, perché ovviamente se hai notato qui la strada da qua alle case è abbastanza lunga. Quindi vorrei usare, insomma, capito. Ecco, una cosa del genere. Vediamo se qualcuno va a lavorare qui, vediamo un po' sulla strada. Qui? Vabbè, sì, qualcuno ci passa, dai. Applicato so cambio merci, non vorrei di niente. Fa vedere i treni come vanno. 8.000 treni passeggeri, what? 8.000 persone prendono il treno. Vedi, a questo punto di fare anche la metro. Si può fare. Vabbè, alla fine c'è il treno. No, più che altro non voglio spendere troppi soldi, cioè non vorrei andare in negativo di brutto. Vorrei fare altre case, come ho detto prima. Facciamo quelle alta densità, quelle bestie. Quella bestia, tante B, tante cose. Insomma, capito. Facciamo... Però giuro che ci stanno le case belle. Prima o poi escono. Sì, fuori. Sì, prima o poi usciranno, sì. Sono sicuro anch'io. No, ripasso tutte le strade schifose con le strade queste qui. Perché ormai il traffico sta aumentando, la popolazione aumenta, dobbiamo aumentare anche il livello delle strade. Oh, i religiosi, un'altra chiesa. Fate 27, vabbè, questa ce la teniamo per dopo, magari la mettiamo in un punto in cui è non che c'è. Non, è certo. Ok, allunghiamo l'acqua in modo da coprire tutta la città. E andiamo a vedere la zona agricola come sta messa. Più che altro le scuole, c'è solo una scuola media. Dici le scuole? Andiamo a vedere la scuola. Che elementare che era? Andiamo a vedere la scuola. Oh, guarda il treno! Guarda il treno, che figo! Ferma, pausa! Guarda! Che carino! Il treno. Ma è molto orribile. Madonna, sì, in effetti. Che figata! Mazza, quanto è lungo! Quanta gente porta, oh! 800.000 persone, oh! Mamma mia, entrano dei immigrati questo. Intercontinentale. Ah, infatti è dall'altra regione, infatti, hanno dato questo. Ok. Colleghiamo qui. Sto ripassando tutte le strade, sì, perché voglio evitare problemi di traffico. Quindi me lo faccio molto con calma, tutto ripassante. Che domani c'ho il compito, quindi devo ripassare bene, perché sennò sbaglio, non voglio essere bocciato. Simpatico. Mamma mia, simpatia, portami via.
Praticamente sì, insomma dobbiamo vedere se a scuola. Aspetta, finisco di passare questa. Allora, scuola, dov'era? Ora l'ho messa? Eccola. Eccola, sì. Allora, abbiamo 2000 studenti su 3000. Ma tanto. Sono scuole elementari. Sì, dici che facciamo, vediamo un po' allora. Vediamo un po' le scuole che possiamo fargli. Allora, rifacciamo una bella scuola media. La schiaffiamo qua. Però ti conviene lasciarli ignoranti questi. E vediamo che dice. Può arrivare fino a 750 studenti. Aumentiamo un po' i fondi sugli autobus, così possono arrivare più lontano, prende più gente. Massimo, vedi, posso, visto di base a 100, posso arrivare a 120 in modo che prenda un'ora più. Cos'è questo? Esce un palazzo qui, oh, un palazzone, oh. Lo vedi? Matbook Construct Complete, 2441 abitanti, alla faccia, oh. Ah, questo è un modo, questo è un palazzo mutato, vedi, smetti di sfasciamo tutto. Non è vero, non sto sfasciando niente. Sono quattro volte che muovi il braccio e quattro volte che mi sfasci tutto, però in dettaglio. Guarda che figata, questo è moddato, non è di base. Che figo. 2440 abitanti sono su palazzo. Mazza. OP. Siamo okay. Arrivati a 45.000. Mamma mia. Detta città moderna. Ok, ok, ok. E che dici? Io vorrei fare un ospedale, però ho paura che una volta che faccio l'ospedale, tutti dicono lì c'è l'ospedale perché io non ce l'ho, e quindi devo fare l'ospedale a tutti e mi fallisce la città perché l'ospedale è mantenerlo. Ma ho capito, so, ma se si sentono male questi modelli. E se morono, se schiattano, carino. Stanno bene là. E aspetta. Oh, sa che sta qui, mi ha rotto le palle, via. Basta. Cioè, devo limitarmi. Ho un mezzo mal mouse. Ok. Devo limitare le strade perché c'è una chiesa di merda. Ma per favore, cioè, le strade. Cioè, dai, no, really. Ok. Vai. Stai rifacendo la rotatoria? Ah, faccio sì, la faccio bene. Chi se ne frega di quella chiesa di merda? Sta bene. Dove stanno i viali? Mo? Non so persi i viali. Viali! Eccoli. Sti chiami, rispondo. Aspetta, aspetta, aspetta. Eccolo. Verso l'infinito e oltre. Verso il fine della mappa. Poi. Accetta. Io sinceramente questa mappa volevo fare tutta zona residenziale e poi nelle regioni accanto facevo quelle industriali, perché la gente riesce ad andare pure nelle regioni accanto, lo sai? Sì, lo cioè, so. Se qui... Poi se colleghi le strade devi. Vedi qui c'è la freccetta che va nella regione accanto, no? Vedi? Sì, vedi? Sì. Se c'è un'industria della, la gente pieva della. Eh no, perché mi si sta inquinando tutta l'aria qui, guarda. Guarda che schifo, tutto no, in effetti pieno di smog è... e inquinamento. Poi la zona commerciale qui sta schiattando nell'inquinamento. L'unica conviene cosa. Conviene che la metti più lontano possibile. Punto, 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 punto. Facciamo un'altra zona residenziale qui, tipo così, troppo lunga. Dove che cos'era? Fuochi d'artificio. Sì, fuochi d'artificio. Fanno festa, noi stiamo qui a lavorare per loro e loro se si divertono, capito? Pezzi zero. Io spaccherò la testa a tutti quanti, però sono dettagli. Ok, colleghiamo anche questo viale a Sim Region qui e facciamo... Sì, no. Come l'annullo? Ubi. Ok, stavo strappando dal terreno una casa per fare questa strada. Ok, notare come sto utilizzando molto di più i viali, eh? Lì che manca. Dove manca cosa? C'è il... Dove? I segni rossi. I segni rossi perché non c'è accesso alla strada. Vuol dire che la casa ancora non ha capito. No, non aveva ancora capito il gioco. Cioè stava ragionando. Dice cosa manca? Le strade mancano. Lui dice a buffo a prescindere solo per cagare il cazzo, capito? In realtà non lo sa se manca qualcosa. Però lui... è successo qualcosa. Pericolo, pericolo. Invio autopompe, autopompe. Vigili del fuoco. Veloci, veloci. C'è un incendio. Una grande fabbrica che va a fuoco. Ma si vedono i giri di fuoco che lavorano? Sì, sì, guardali. Carini. Vai, spegnete il fuoco. Oh, hanno fatto grandi. Mamma mia, det pronto soccorso. Mamma mia, oh, fermate. Ok. Vediamo un po'. Poi gli manca l'acqua. Vero, gli manca l'acqua? Sto sicuro. Allora, ovvio, sempre l'acqua. Sta qua, ma sinceramente ho rotto le palle. Io non vorrei di niente. Ma... Sì, non c'è problemi con l'acqua comunque. Ok. Ma però è normale, ogni volta che espandi, ogni volta che metti altre case, è normale che devi allungare pure le Pensa ai trucchi, va, pensa ai trucchi, va. Allora, facciamo una zona commerciale qui, proprio vicino alle case, così la gente è contenta e non rompe le palle. Ecco qui. Ah, gli facciamo il viale qui. Viale. Faccio un'altra rotatoria qui, che dici? Guarda che figo però l'incrocio, guarda l'incrocio tra quello, questo è moddato, questo non esiste in SimCity. Guarda che figata tutte le frecce, la strada che si allarga, eh? Figo? Sì. È figata, mi piace troppo. Mi piace troppo suo mod. Basta. E comunque a proposito dei trucchi, hai detto che mettevi la boutique, non ci sta. Penso che già ci stanno, mi sa che ancora non le hai viste, ma ci stanno. Adesso gli diamo un attimo un'occhiata. Diamo un attimo subito un'occhiata. Guarda sta strada dove arriva. GG, si sono messe proprio allineate. Allora, lei cercava la boutique. Vediamo se troviamo un bel negozietto in centro. Abbiamo il teatro, negozi al dettaglio. Negozi al dettaglio, poi abbiamo fratelli Ben. Locanda familiare, piccoli negozi. Benedetti Music Corp. Piccolo negozio, King Design, no? Assicurazioni. Cosa che c'è di sopra tranne quello, va bene alla fine. Tutti i negozi al dettaglio. Palazzo Bay Break, fratelli Bay, negozio al dettaglio. Mi sa che la boutique non c'è sta. Non c'è sta.
Cos'è questa? Motori cascina, qui vendono le macchine. Tavola calda di DPS. Chi è DPS? Ma chi cazzo sei? Benzinaio, pompa e parti. A posto, pompa e parti. Grazie al dettaglio. Che è questo? Terme ed estetista sim. Vabbè, c'è l'estetista, dai. C'è l'estetista, dai. Aspetta, voglio vedere se di qua c'è qualcosa. No, perché, scusa, se permetti. Vabbè, sì, la VIN management. Nella lì c'è il management, visto? Ci serve... cosa? Ok, vediamo qui che abbiamo piccoli negozi, tutti piccoli negozi. Niente di che particolare. Vabbè. Aspettavo qualcosa di più creativo. Cos'è questo? Mercato delle pulci. A posto. Abbiamo anche il mercato delle pulci in città. Più che altro mi erano arrivate tantissime richieste prima, mentre stavo non registrando, e voglio vedere che mi è arrivato. Allora abbiamo la base nucleare. Ok, abbiamo il mercato ortofrutticolo. No, aspetta, lo metto qua. Giustamente la zona agricola, cioè. Sì, il mercato ortofrutticolo. Poi che abbiamo? Vabbè, un'altra chiesa. L'università, giusto. Sì, e poi abbiamo la stazione radio. Oh, e poi questo hotel turistico carino, altro cimitero e municipio. Ah, il municipio è importante, il municipio va fatto. Aspetta, lo mettiamo qui, dai, è importante. È proprio il gioco che ti consiglia altri cimiteri, diciamo. Sì, dicevate, perché tanto schiattano, tanto schiatteranno presto, Porelli. Ok, mi è arrivato qualcosa. La città corteggia nuove sedi. Sindaco, siamo conosciuti per il nuovo buon tenore di vita. Wow. Può essere costruito un luogo che vuole questo tribunale addirittura. Facciamo un tribunale, ci sta, va bene, vai, la legge, un bel tribunale abbiamo messo. Ok, e poi gli mettiamo questa cosa, la stazione radio. Guarda, c'è la stazione radio. Mamma mia, i best Sims EU. E li metto, cheat pepo. E metto dove la metto? Dove la metto la stazione radio? Cosa confuso? Qui. Eccola, mamma mia, detta stazione radio. Ok, penso di aver messo tutto. Cimitero non lo metto perché non mi serve. E potrei mettere qualche struttura speciale. Quanti soldi mi entrano? 14.000. Non so che potrei mettere. Aspetta, aspetta, guarda che c'ho tipo. Guarda che figa sta sto palazzo. Questo sarebbe? È un tipo un monumento. Ah, ok. Si può chiamare monumento. Guardalo come è fatta, tipo una struttura con una palla al centro. È una struttura. Aspetta, non si vede se non zoom. Guarda, non mi zoom il mouse. Ok. Vedi come è fatta. Ah. È tipo un palazzone con una palla. Sì. Si chiama. Altrimenti. Livy Mall. Quello più sotto che è? Poi c'è il California Plaza. Vedi, sono tutte strutture che praticamente piacciono alla gente. Poi c'è tutto. Che cosa? Mi hanno chiesto di fare la statua del sindaco perché so figo. No, basta, statua maschile. Ok, la mettiamo proprio qui. Non so dove cazzo la metto la statua. Beh, vicino la casa del... È che è piccolina, io voglio quella grande. Piccola quetta. Piccola. Oddio, ho sfasciato adesso tutto. Adesso sei tu che fai danni. Lo so, volevo premere B. Ho sfasciato tutto. Aspetta, dove è la statua del sindaco? La voglio? Ecco la statua. Impressionante la statua del sindaco. Scusa. Quella maschio qua. Eccola qui, l'ho messa lì. Chiunque entra in città vede la storia del sindaco lì. Sì, guarda senso. Tutti a applaudire. Guarda la gente, sì, bravi. Bravi. Vabbè ragazzi, per questo video di SimCity è tutto. Il secondo video, spero vi stia piacendo questa serie. Non lo so, a me sinceramente non è, si dispiace ragazzi. Mi sto divertendo un sacco su questo giochino, sì, che era tanto, dai, che non ci mettevo le mani. Ok ragazzi, se vi è piaciuto spolliciate, commentate, fatemi sapere che ne pensate. Ci vediamo. Ciao ragazzi, prossimo ciao video. Ciao.